Diamo inizio a un nuovo giorno. Oggi è domenica, oggi è praticamente l'inizio del tempo nuovo, un nuovo anno. Ed è bello, poter iniziare una pagina nuova. Il materiale da affrontare sul Vangelo dell'infanzia di Luca ancora molto, quindi io cercherò di finire in realtà il Vangelo dell'infanzia, quindi il capitolo 2, ma questo ci porta a trascurare alcuni pezzi e a essere veloci anche su altri, perché mi spiace non finirlo, tutto lì. Poi sta a voi tornarci sopra, lavorarci sopra, io magari vi do delle chiavi di lettura. Ma prima di tutto una preghiera che ci introduce a questa giornata per chiedere veramente l'aiuto a entrare nella parola. Signore nostro Dio, aiutaci ad emergere dalle tenebre verso la luce. Rischiara il nostro cuore con la conoscenza. Donaci la luce che ci guidi verso te. Signore Dio nostro, metti luce nel nostro cuore, luce nel nostro sguardo, luce nelle nostre parole, luce davanti a noi, luce dietro a noi. Metti luce nell'anima nostra, inondaci di luce, dilata il nostro cuore, aiutaci a vivere nella luce e nella bellezza della tua verità. Signore nostro Dio, Dio della luce, vi sia luce nella nostra vita, luce nella nostra morte e nel giorno della resurrezione. Amen. Bella, Sapete che preghiera è? È la preghiera che ogni musulmano ha obbligo di recitare quando si reca alla Mecca. Sì, è importante. Io e una maggior ragione. Volevo dire una cosa, ma quel libro lì, prima che cominci tutto, se l'ho visto di là, ma non ce ne sono più in giro. No, ce n'erano due copie solo. Sì. Vabbè. E non è neanche in commercio. Tanto prima della buona giornata della domenica. Però voi avete la possibilità di fare. Sì, ma io le faccio avere, sì. Poi vi lascio. E la raccolta di preghiera di questo Michele Do, che è un prete di Alba. E ha raccolto tutte le preghiere, hanno raccolto le sue preghiere che aveva così in giro e le hanno unite in questo libretto, ma è un promanoscritto, quindi non si trova. È un'associazione che ha curato questa edizione. Luca 1, 57, 66. Ieri abbiamo concluso col Magnificat, poi abbiamo detto che Maria sta con la parente Elisabetta per circa 3 mesi, anche se ieri pare che l'abbia spedita prima nel film di ieri, Zaccaria. Per Elisabetta intanto si compì il tempo del parto, diede alla luce un figlio, i vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo col nome di suo padre, Zaccaria, ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati.
All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro dicendo: che sarà mai questo bambino? Davvero la mano del Signore era con lui. Vi lascio soltanto alcuni spunti, non faccio un commento di questo appunto perché bisogna trascorrere qualcosa, ma la cosa che colpisce è che a dare il nome al bambino ci pensa la madre. Vi ricordate nel film ieri sera, sia per Gesù, quando Maria dice si chiamerà Gesù e la nutrice dice, la baglia, dice no, questo sarà il padre a deciderlo, non tu. La stessa cosa anche a Elisabetta, no? Perché? Perché era tradizione che fosse il padre a imporre il nome al bambino. Guardate che questo è tipico di ogni religione, poi nel cristianesimo non ne parliamo. La religione dice si è sempre fatto così. Perché cambiare? Si è sempre fatto così. Ed è una frase tremenda. Perché vuol dire bloccare, vuol dire fissare una realtà. La tradizione della Chiesa è importante, per noi non c'è solo la parola, c'è anche la tradizione. Per i protestanti, ad esempio, c'è solo la parola, no? La sola parola. Però la tradizione non va presa in blocco, ovviamente. Della tradizione va preso solo ciò che ti aiuta a vivere, a crescere, a portare frutto, a essere fecondo. Se c'è una tradizione che ti blocca, ma non ha senso. Una tradizione religiosa è per la vita. Quindi bisogna avere il coraggio un po' anche di lasciar cadere alcune tradizioni. Se ti tarpano le ali e non ti permettono di volare, lascia perdere. Qui si aprirebbe un mondo, ecco, no? Però pensiamoci. Pensiamoci anche nel nostro piccolo, perché al di là della religione ci sono anche delle tradizioni in molti ambiti, in ambiti familiari, ambiti sociali, ambiti. Si è sempre fatto così. Se non mi fa vivere, lascio perdere. Sarà dura, sarà faticosa. Guardate poi questo, non so se avete fatto caso, ma sono piccolezze che rischiano di passare inosservato, ma qui c'è qualcosa di simpatico. Quindi Elisabetta propone il nome del bimbo. Allora si rivolgono a Zaccaria e guardate come si rivolgono. Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva chiamarlo. Con cenni. Ma lui era muto, non era sordo. Perché adesso si rivolgono con cenni? Sì, ma lui sentiva benissimo, quindi potevano parlarle, come vuoi che si chiami? Lui era muto, non era sordo, perché si rivolgono con gesti, con segni? Perché la gente crede che il sordo sia muto. Ma uno, abbiamo detto ieri, che uno è muto perché è sordo, uno è muto perché non ascolta più. Zaccaria è tutto intento a servire il suo Dio, e non si è accorto quando Dio gli si rivolge al Tempio, vi ricordate? Quindi lui è sordo alla parola, è sordo al Dio che gli parla, è sordo e di conseguenza è sordo anche alla parola degli altri. Abbiamo detto ieri che chi è muto
perché non ascolta, è muto anche con gli altri, nel senso che chiacchiera ma non dice niente. Ma anche se non ascoltiamo la parola, non ascoltiamo neanche più gli altri. Se non siamo aperti alla parola, alla parola vera, ecco, non saremo neanche aperti alla parola delle persone, di chi ci sta accanto. C'è un bellissimo passo del Salmo che dice: hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono. Finalmente Zaccaria lascia il Tempio e va a casa. E guarda caso, quando lascia il Tempio si converte. Cioè il miracolo per Zaccaria non avviene dentro il Tempio, ma a casa, nelle relazioni. L'uomo religioso pensa che tutto avvenga dentro il Tempio, ma tu il rapporto con Dio te lo giochi fuori del Tempio, non dentro il Tempio. È troppo comodo. Ci sono persone che passano tantissime ore al Tempio, tra Eucaristie, Messe, Rosari e preghiere, e poi sbranano i propri familiari, magari, là, in casa, e no, c'è qualcosa che non torna. Dio si trova nell'altro. Quello che avete fatto al più piccolo l'avete fatto a me. Quindi fortunatamente Zaccaria va a casa e lì riacquista la parola. Zaccaria finalmente ha creduto e quindi può parlare. C'è un bellissimo passo di Paolo in 2 Corinzi 4,13 quando dice: ho creduto, perciò ho parlato. Se non credere vuol dire avere fede, quindi fede vuol dire accogliere. Se non mi apro alla parola, non potrò mai parlare. Ho creduto, perciò ho parlato. Ma soprattutto si stacca dalla tradizione. Accetta questo fatto inaudito, che il figlio del sacerdote Zaccaria non si chiami Zaccaria. Ma soprattutto, a cosa ancora più inaudita, che Giovanni il Battista non è sacerdote. Questa era proprio una cosa. I figli dei sacerdoti sono sacerdoti, da che mondo è mondo? Bon, Giovanni Battista dice: no, io non sarò sacerdote, io non seguo le tue orme. Fantastico, staccarsi dalla tradizione. Qui ci sarebbe tutto il rapporto genitori-figli, no? Guarda, forse non ci si pensa, ma veramente il fatto che Giovanni Battista abbia rotto con la tradizione è una cosa impressionante. Ecco, poi leggetevi bene il passo, no? Non mi fermo ulteriormente. A me interessa in particolare entrare nel capitolo 2 per dire qualcosa sui primi 14 versetti. Leggo Luca 2:1-14. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce, lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
C'era... No, fermiamoci qua, perché poi inizia il discorso dei pastori e vedremo. Allora, questi pochi versetti, questi 8 versetti ci prenderanno un po' di tempo, perché sono una bomba, sono molto densi. Guardiamo un pochino. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto. Chi è questo? Cioè, abbiamo detto che Luca non cita a muzzo dei personaggi. Cesare Augusto in realtà è un nome politico, ma il suo nome di battesimo, possiamo dire, il nome di nascita, è Ottaviano. Chi è Ottaviano? Ottaviano è pronipote di Giulio Cesare. La storia, non è leggenda, la storia ci dice che il nipotino Ottaviano, per avere un po' di potere grazie allo zio Giulio Cesare, è andato a letto con lui. Però, povero povero, ma intanto poi è diventato Cesare Augusto, eh? Si fece insignire del titolo di Augusto. Augusto vuol dire degno di venerazione, tradotto Dio. Per la prima volta abbiamo un Cesare che si proclama Dio e quindi chiede venerazione. Si è montato la testa. Figlio di Dio, figlio di Dio, figlio di Dio. Salvatore, proprio Dio. A Priene è un villaggio dell'attuale Turchia. È stato trovato una pietra incisa con un'iscrizione importantissima, divenuta famosa con il titolo appunto di Iscrizione di Priene. E cosa c'è scritto su questa pietra? Un Vangelo. In greco Vangelo si dice Evangelion, che vuol dire bella notizia, buona notizia. Il Vangelo non è un'invenzione del cristianesimo, il Vangelo c'era già nell'ambito romano. Quando il Cesare doveva dare, l'imperatore dava una grande notizia, questo era un Evangelion, cioè era una bella notizia. La bella notizia era proprio la nascita di Cesare. Ecco, questa iscrizione di Priene racconta proprio la nascita, la bella notizia della nascita di Ottaviano. Ottaviano quindi è padrone del mondo, per questo può permettersi di fare il censimento. Cosa serviva? Perché si doveva censire? Si censiva per capire quanta gente si aveva nel proprio regno per riscuotere le tasse. Perché nessuno potesse scappare dal pagamento della tassa. Ma guardiamo un pochino. Qui adesso non apro la parentesi sul fatto che questo censimento in realtà non è stato fatto in questo periodo storico, ma 12 anni più tardi. C'è stato un censimento su tutto il regno, su tutto l'impero, ma per Luca lo anticipa di parecchi anni, però capite che non, a questo punto storia e verità storica, ecco, abbiamo fatto tutto il discorso ieri. Il versetto 3 dice, tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città, ok. Anche Giuseppe dalla Galilea doveva, versetto 5, doveva farsi censire insieme a Maria. No. Qui non ci siamo, perché? Perché la legge diceva che non c'era bisogno di censire la moglie.
E poi c'è scritto insieme a Maria. Era lui di Betlemme, discendente di Davide. Non c'era bisogno che andasse con la sposa. A maggior ragione, per Luca abbiamo visto da Nazareth è lunga andare fino a Betlemme. Sono giorni di viaggio, abbiamo visto ieri sera. Spostare, qui c'è qualcosa che non torna, spostare la propria moglie che è avanti con lo stato di gestazione e farla affrontare senza necessità, perché non c'era bisogno che portasse anche Maria. Capite che i conti non tornano. Comunque Luca dice doveva farsi censire, perché Luca deve farlo nascere a Betlemme, capite? Deve farlo nascere a Betlemme, quindi la legge dice che bisogna fare entrare, non è vero, poteva lasciare la casa, era incinta, se la porta, è un incosciente, no, Gesù deve nascere a Betlemme, perché? Perché è discendenza di Davide, così. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono i giorni del parto. Tra l'altro, apro una parentesi, ma teniamo conto che questa coppia dovette fare molto scandalo a quel tempo. Perché? Perché non erano ancora andati a vivere insieme. Non si sono ancora sposati. Noi adesso facciamo dei casini per i conviventi, ma questi due erano conviventi. No. Maria era una ragazza madre. Sì, per una coppia ebraica doveva compiersi il secondo step delle nozze. Erano soltanto fidanzati, no? Un fidanzamento ufficiale, per carità. Però mancava il secondo momento. E questo secondo momento non è mai arrivato. I Vangeli non ci dicono che Giuseppe e Maria si siano sposati. Perché gli eventi sono precipitati e quindi hanno lasciato perdere questo secondo momento. Quindi il fatto che facciano un viaggio di più giorni insieme era scandaloso. Che abbiano un figlio è scandaloso, senza essere sposati. E quindi pensate anche la gente, avete visto anche ieri sera, no? La ristrettezza mentale, culturale della gente di un villaggio, dove tutto è magico, dove tutto è demoniaco, tutto è letto in maniera molto... Quindi penso che abbiano trovato lungo Giuseppe e Maria. Beh, fatto sta che, vi faccio notare, mentre si trovavano in quel luogo si compirono per lei i giorni del parto. Il testo non dice mentre erano in viaggio si compirono i giorni del parto. Cosa vuol dire? Vuol dire che a Betlemme questi due vi erano già da parecchio tempo. Poi è la tradizione, e anche il film ieri ha ripreso la tradizione, è la tradizione a vedere, a pensare che come due sprovveduti si trovassero senza un alloggio, senza un riparo per partorire. Non possiamo pensare che questi due fossero partiti per affrontare 150 chilometri in prossimità del parto, no, in quelle condizioni, con quel sole. Mezzo al deserto. Allora, giustamente Luca dice, mentre si trovavano in quel luogo, no? Mentre erano in viaggio, si compirono per lei i giorni del parto.
bellissimo il versetto 7, diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce, lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Qualcuno di voi ha visto l'altra sera la spiegazione dell'icona della Natività, quindi molte cose avete già in mente, la profondità di questo versetto. Ma fermiamoci su questo termine: per loro non c'era posto nell'alloggio. Allora, provate a immaginare una casa del tempo di Gesù, una casa dei poveri, perché poi Erode aveva il palazzo, ma è un altro discorso. Una casa, un alloggio, ecco, era composto da due stanze solitamente. Una è la stanza dove viene svolto tutto, dove si mangia, dove ci si riunisce, dove si discute, dove si dorme, tutto lì, una stanza. Solitamente c'è un'altra stanza dove viene posto vengono poste le derrate alimentari, una sorta di dispensa che è solitamente la parte più verso l'interno, quindi più fresca anche della casa, dove sta la dispensa, dove sta il mangime per gli animali. Ora, la parte del giorno, la parte vissuta, si chiama in greco kataluma, che si può tradurre con alloggio. Disgraziatamente la versione precedente in italiano portava il termine albergo, che ha ingenerato in realtà un po' di confusione, perché io mi ricordo ancora quando andavo a catechismo, quando mi parlavano di questo albergo, non c'era posto, allora si facevano tutti i cartelloni, no? Tutti gli albergatori egoisti, no, qui voi non entrate, e allora Gesù poverino, nessuno vuole prendere con sé Gesù perché questo mondo è egoista, e allora Maria e Giuseppe lo partoriscono in una stalla in mezzo agli animali, al calduccio, così. No, semplicemente loro stavano già abitando in questa casa di chi era, probabilmente dei parenti di Giuseppe, perché i parenti, lui era di lì, quindi probabilmente hanno chiesto alloggio in questa casa. La parte piena, la parte avanti della casa era già piena, siamo sotto un censimento, quindi chissà quanta gente poteva esserci in questa casa. Quindi non c'era posto nel cataluma, non c'era posto nell'alloggio, e viene posta di là. Ora, io vi invito a guardare poi voi con calma, vi fate un appunto e vi segnate Luca 22, 11. Ma anche Marco 14, 14. Luca 22, 11 e Marco 14, 14. In greco kataluma si potrebbe tradurre luogo di riposo. Diciamo che il termine proprio esatto è luogo di riposo. Il testo dice che non c'era posto in questa parte di riposo, del luogo di riposo, ma viene posto in una mangiatoia che sta dietro. Qualcuno avanza anche l'ipotesi: cosa ci stesse a fare una mangiatoia dietro, nella dispensa? Potevano esserci degli animali, ma forse è presumibile pensare che Maria e Giuseppe e il bambino avessero trovato spazio in una stalla vicino alla casa. Molte case avevano anche una stalla, e quindi forse è più spiegabile perché ci fosse una mangiatoia. Tenete conto che una donna, quando partorisce, diventa impura.
Cosa fa una donna quando partorisce? Rende impuro tutto l'ambiente dove partorisce. Vi ricordate Giuseppe ieri quando nel film, quando Maria gli dà il bambino e lui dice: cosa fai? Non puoi, sei ancora impura. Giuseppe. Quindi possiamo anche, no, dobbiamo pensare che non abbiano trovato posto nell'alloggio non soltanto perché era pieno, ma anche perché avrebbe reso impuro tutto quell'alloggio, avesse partorito lì. E bisognava buttare via tutte le stoviglie, tutte le vettovaglie, tutte le panche, tutto quello dell'alloggio. E no, non puoi. C'era una ritualità che faceva paura, quindi bisognava farla partorire in un luogo dove non c'erano persone, per tanto tempo tra l'altro, per tanto tempo. Quindi questo è l'aspetto, diciamo, però ovviamente Luca ci sta insegnando con questi passi che una cosa è il dato storico, diciamo, no? Culturale. Antropologico, ma c'è qualcosa di più grande. Perché vi ho detto quei due, ma forse conviene leggere Luca 22, 11. Guardate cosa succede. Luca 22, 11 ci dice: ecco, siamo vicino alla Pasqua, Gesù vuole celebrare la cena con i suoi discepoli, ma non ha una stanza dove andare. Quindi la va a chiedere a un personaggio. Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: andate a preparare per noi perché possiamo mangiare la Pasqua. Gli chiesero: dove vuoi che prepariamo? Ed egli rispose loro: appena entrate in città vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua, seguitelo nella casa in cui entrerà, direte al padrone di casa: il maestro ti dice, dov'è la stanza, ma qui non è stanza, è alloggio, cataluma, dov'è il cataluma la stanza in cui posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli? E gli dimostrerà un piano superiore. Tenete presente che il cataluma è citato soltanto in quel passo di Luca, l'alloggio, dove non c'era posto perché l'avrebbe reso impura. Questo passo dove si compirà l'ultima cena. E poi quel passo di Marco 14, 14, che possiamo leggere. È il parallelo, però è bene leggere anche Marco. Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: andate in città, vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo, là dove entrerà dite al padrone di casa. Il maestro dice: dov'è? Qui Marco non dice soltanto dov'è il cataluma, dov'è la mia stanza. Vedete, bellissimo questo aggettivo possessivo, la sua. Vuol dire che Gesù definisce questo luogo come un luogo intimo, suo, è il luogo dell'ultima cena, il cenacolo. Dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Allora, abbiamo detto che il cataluma vuol dire luogo di riposo, ma Gesù non è venuto, o meglio, Dio non si è incarnato nel mondo per riposare, quindi non poteva esserci posto nel luogo di riposo. Per cosa è venuto a fare Gesù? Per riposare? No, quindi è naturale che non ci fosse posto per lui, perché non è venuto per riposare, è venuto per farsi mangiare, per questo che è stato posto in una mangiatoia. Mm-hmm.
Mangiatoia qui a questo punto riveste veramente una portata grandissima. Voi sapete che gli evangelisti sono sempre molto parchi nell'uso dei termini. Qui Luca usa più volte il termine mangiatoia. Non c'era bisogno. Eppure lo cita, abbiamo visto. Lo avvolse in fasce in una mangiatoia, versetto 7. Poi arrivano i pastori, lo vedremo dopo. Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato in una mangiatoia. Ma ancora prima, versetto 12, gli angeli dicono ai pastori: quando per voi, questo per voi segno, troverete un bambino avvolto in fascia adagiato in una mangiatoia. Perché questa insistenza? Perché la mangiatoia è proprio il luogo dove si va a mangiare. E perché si va a mangiare? Per vivere. E qui mi ricollego a quello che anche Luisa vi avrà detto, senz'altro, perché questo è un caposaldo della tradizione orientale. Dio si è dato per essere mangiato. Perché mangiando Dio noi abbiamo la vita, cioè diventiamo divini. L'uomo diventa ciò che mangia. Voi vi ricordate che Eva prese dall'albero il frutto e lo mangiò, ma ne ebbe la condanna, non doveva mangiare del frutto, ha disobbedito. È un mito ovviamente, però ci insegna qualcosa a livello teologico. L'uomo pensava con Eva che mangiando di Dio, quello rappresentava Dio quell'albero, era memoria di Dio, pensava che mangiando Dio avesse la vita, invece ha ricevuto la morte. Poi Dio deve aver pensato: ma questi qui pensano, continuano a pensare che peccando, ecco, cos'è il peccato? Il peccato è una grande illusione, è pensare di ricevere vita appunto attraverso il peccato. Ma probabilmente anche Dio si è arreso e ha detto: cosa, non posso farci più niente, ormai sono fatti così. Pensano che con il peccato di ricevere vita, ma li frego io, ha detto Dio. Mi metto io dentro una mangiatoia, tradotto. Adesso andranno lì, peccheranno, cioè mi faranno fuori, mi uccideranno. Mi distruggeranno, mi tritureranno, mi masticheranno, ma avranno la vita. L'amore cambia se stesso, non cambia l'altro. Dio avrebbe potuto dire: trasformatevi, smettete di peccare e allora avrete la vita. Ma l'amore non cambia l'altro, non ha aspettato che gli uomini cambiassero. È cambiato lui, si è fatto carne, è entrato dentro una mangiatoia. Perché? Perché lì era sicuro che tutti gli uomini, perché siamo animali, tutti gli uomini sarebbero andati a cibarsi, pensando di vivere. E questa volta hanno trovato lui. Hanno peccato, hanno preso Dio, l'hanno distrutto, crocifisso, maciullato, masticato. Ma questa stavolta hanno ricevuto vita. Vedete la misericordia cosa fa, l'amore cosa fa? Cambia se stesso, non pretende che l'altro cambi. Guarda che questa cosa della mangiatoia è importantissima. E in fondo è questo. La tradizione orientale appunto ci dice che quello non è soltanto una mangiatoia, quello è già un sepolcro in cui Cristo
morto per il nostro a causa del nostro peccato, l'abbiamo fatto fuori, l'abbiamo distrutto Dio, è entrato lì non per condannare l'umanità, ma per salvare tutta l'umanità, tutta. Tutti quelli che sono già entrati in quel sepolcro e tutti quelli che vi sarebbero entrati da lì in poi, quindi anche noi. Ma non soltanto, quello non è soltanto una mangiatoia, quello non è soltanto un sepolcro, quello è anche un altare. Ogni volta che facciamo l'Eucaristia, noi mastichiamo, maciulliamo, distruggiamo il nostro Dio, ma ne riceviamo la vita, perché siamo fatti così. Noi siamo abituati a mettere tutto sotto i denti, a triturare tutto e tutti. E Dio trasforma tutto questo in vita, in salvezza. Lo avvolse in fasce, beh, queste sono già le fasce mortuarie, ovviamente. Gesù è nato per morire, non per riposare. E poi, allora poi si può capire che nel cenacolo il catalum diventa veramente luogo di riposo. Adesso sì, ormai tutto è compiuto. Si può riposare, perché ormai è arrivato al dono più grande. Infatti l'ultima cena, il dono, prendete, questo è il mio corpo, è già prefigurazione della croce che si sarebbe consumata da lì a poco. Adesso il nostro riposo è la sua morte. Noi possiamo riposare grazie alla sua morte. Ed è anche molto bello come questo momento della nascita che si consuma in un versetto, cioè l'evento grandioso del Dio fattosi carne si consuma in un versetto, con una sobrietà impressionante. Qui non ci sono stelle, non ci sono luci, non ci sono folgorazioni, non c'è coro di angeli, non c'è, il momento come tutte le madri, avete visto, no, ieri sera, di una intimità, una semplicità, che, ma perché? Perché Maria è una donna come tutte le altre, che partorisce un bambino come tutti gli altri. Dio non ha aspettato che l'uomo diventasse Dio per potersi unire a Lui, ma si è fatto uomo. L'incarnazione è questa. E penso che la possa dire lunga anche sui nostri rapporti. Molte volte noi pensiamo che sia l'altro dover cambiare. E no. Forse l'amore chiede di cambiare noi stessi, anzitutto. L'amore trasforma sé. Poi c'è il versetto di dei pastori, che semmai lo riprendo dopo. Adesso volevo solo dire ancora due cose. Forse non ci facciamo tanto caso, ma Gesù, cioè tutto quello che sta avvenendo, quindi la nascita di Gesù, Maria, tutto quello che abbiamo letto fino adesso, non sta avvenendo in un contesto molto felice. Abbiamo detto che su al nord c'è una povertà che è impressionante, c'è un carico fiscale che è delinquenziale. Ci sono questi romani che sono un disastro, rendono schiavi, il potere è in mano a qualche folle. Gesù è sballottato di qua, di là. Cosa voglio dire? Voglio dire che tutto avviene in un contesto non felice.
Cosa ci insegna il Vangelo? Ci insegna una cosa molto importante, secondo me. Che la vita è quella che è. Non ci chiede il permesso. La vita accade. Ed è curioso come il Vangelo dice, in Marco si dice, che tutto è avvenuto nella pienezza dei tempi. Che, accidenti, se sono quelli nella pienezza dei tempi. Noi pensiamo che, abbiamo questa idea un po' perversa, che quando verrà anche per noi la pienezza del tempo, allora potremo anche fare delle cose. Cioè aspettiamo sempre il tempo migliore. Ma il Vangelo ci dice che il tempo migliore è questo. Il tempo migliore è questo. Cioè non c'è un tempo migliore. C'è questo tempo. Ed è curioso come nel Vangelo la concezione di tempo passa dalla concezione pagana di Cronos, che è un richiamo al dio Cronos, cioè la divinità pagana, mitologica, che divora i suoi figli. Questa è l'idea del tempo. Il tempo passa, ma intanto distrugge i suoi figli. Il Vangelo non parla di Cronos quando parla di tempo, parla di Kairos. Kairos, cioè momento opportuno. Questa situazione drammatica, maledetta, sporca, è il momento opportuno perché Dio si possa incarnare. Capite? L'amore, perché Dio è amore, l'amore non aspetta tempi migliori. Se vogliamo, ogni tempo è quello migliore perché l'amore si possa incarnare. E io credo che una meditazione seria e sana sul Vangelo dovrebbe proprio portarci a riflettere su questo. Dicevo prima, la realtà, la nostra vita, quello che ci accade nella vita, la stragrande maggioranza delle volte non lo scegliamo, ci capitano le cose, ci capitano. La vita non ci chiede il permesso di poter accadere. Ma la domanda fondamentale è proprio questa: cosa ne facciamo delle cose che ci accadono? E questa è la grande domanda. Cosa ne facciamo? E noi, in maniera molto triste, forse anche inculcati da una certa cultura, mentalità prettamente occidentale, tendiamo a vagliare quello che ci capita, a vagliare. Questo mi piace, questo non mi piace. Questo lo prendo, questo lo lascio. Perché? Perché abbiamo le nostre idee, i nostri gusti, le nostre preferenze, i nostri desideri come criteri di discernimento. Ma non ci si comporta così. Perché? Perché rischiamo di perderci un sacco di opportunità. Perché la vita va presa tutta, in blocco. Perché la vita è solo una. Ma noi la dividiamo, scegliamo, in base ai nostri criteri. Scostiamo a priori tutto ciò che reputiamo che sia capace di ferirci, senza pensare che proprio quello potrebbe essere il nostro tesoro più grande. Dicevo in un libretto, no, di un po' di tempo fa, se un'ostrica non conoscesse la ferita, non potrebbe mai produrre perle. La perla non è altro che una ferita che si cicatrizza. Se l'ostrica pensasse come noi, non avremmo più perle.
La questione è inglobare, non rifiutare. Noi ci difendiamo da tutto ciò che in qualche modo infice la nostra idea di perfezione, di integrità. Pensate al nostro atteggiamento verso la malattia, verso la decadenza fisica, verso l'invecchiamento. Noi siamo sempre lì a rattoppare tutto. E guardate che quello che noi cerchiamo di rallentare è soltanto causa di sofferenza. Che cos'è la sofferenza? La sofferenza è il dislivello tra quello che io voglio, che vorrei, e quello che accade. La sofferenza è questa, in fondo. Io vorrei una cosa, ma non succede, quindi provo sofferenza, provo dolore. Le aspettative disattese, i sogni infranti, i progetti rivelatisi illusori provocano sempre sofferenza. Allora la questione è prendere la vita così come accade, tutte insieme, e viverla, sapendo che nella più grande crisi può esserci anche la più grande opportunità. Ma se io la elimino a priori, cosa ne faccio? Quante occasioni perdute. Pensate a certe, ma sono testimonianze queste, no? Cosa ci può essere dietro una malattia? Gente che ha affrontato la malattia, vissuta come un momento di grazia alla fine. Einstein diceva: nel mezzo della difficoltà si cela sempre un'opportunità. Quindi la vita, anche per questa famiglia di Nazar, la vita non è né buona né cattiva. Siamo noi a dividere tutto in buono e cattivo, in luce e tenebre, in bianco e nero. La questione è integrare, la vita è una. Ho messo lì, la scorsa estate, questo simbolo del... un simbolo antichissimo dell'Estremo Oriente, questo cerchio che rappresenta la perfezione, che è costituito da due momenti, il bianco e il nero. Ma perché ci sia il cerchio c'è bisogno del bianco e del nero, e dentro il bianco c'è sempre un po' di nero e dentro il nero c'è sempre un po' di bianco. La realtà è una, la questione è integrare. Ma questa cosa le dice anche Gesù, Matteo 13, 24, perché Gesù ha dei discepoli che ragionano in maniera molto occidentale e dice una parabola: Signore, ma qualcuno ha seminato della zizzania nel tuo campo, vuoi che andiamo a distruggerla? Perché? Perché ci hanno insegnato che un campo deve solo avere grano. E Gesù dice... Il padrone dice: no, perché? Lasciate che l'una e l'altra crescono assieme. Perché? Perché la zizzania può essere rivelatore del grano, cioè c'è crisi in quel il campo, conosce la crisi, ma può essere anche opportunità. Infatti dice: non strappate la zizzania, perché potreste strappare anche il bene, il bianco, l'opportunità. Fateli crescere insieme, La tentazione è quella di ostinarci a far andare le cose in una determinata direzione, magari facendo anche violenza, perché le cose vadano come pensiamo noi. Ma la vita ha la sua direzione.
La questione è seguirla, questa direzione. Provate a pensarci un po' queste cose. Quindi questo non era, per tornare al testo, questo non era il momento opportuno perché Dio si potesse incarnare. Ma era la pienezza di tempo. E sembra un paradosso, ma è così. Si è messo in mano a un popolo disgraziato, di una religione perversa, di un contesto sociale schiavizzante, terribile, dove Erode uccideva anche i suoi figli, pensate, uno come Gesù, e avanti così. Ma quello era il tempo migliore. Non disertiamo mai la storia, non disertiamo mai quello che ci capita, in base alle nostre illusioni, ai nostri desideri, alle nostre... perché ci perderemo una grande occasione di vita, perché Dio ci aspetta lì, Dio ci aspetta lì. Ogni secondo, ogni istante della nostra vita è un appuntamento con Dio. Tradirlo, saltarlo, vuol dire perdere questo appuntamento. Bene, facciamo un po' di pausa.